Sono stato a Bratislava, come tutti gli altri colleghi del Consiglio europeo, tranne uno, e abbiamo constatato che il capo di Stato e di Governo riuniti a Bratislava hanno salutato con favore il discorso sullo Stato dell'Unione. Porto la vostra attenzione sul fatto che è la prima volta che i membri del Consiglio europeo salutano con favore un discorso del Presidente della Commissione, mentre precedentemente non se lo filavano proprio.